Eccoci qua, oggi vi voglio presentare queste bellissime bocciole di rose. Le ho fatte vari colori, con il rosso, con il bianco, con l'arancio, con il giallo, con l'azzurro. Ne ho fatti tanti, vedete come belli? Adesso noi andremo a fare con il colore bianco che ve lo faccio vedere come realizzarlo, ok? Andiamo a lavorare. Ok, per questo progetto io vado a utilizzare il color verde che ci serve. E il bianco, il verde lo metto doppio perché essendo un po' sottile mi serve doppio, ok? Allora, sempre della Farone io utilizzo, vedete il numero 5, e questi filati li potete trovare da Giuseppe. Io metterò come sempre il link. Adesso utilizzo il verde e il bianco, ma poi potete utilizzare verde, rosso, verde, giallo, quello che volete, ok? Allora, se andate a acquistare da Giuseppe, che io metterò, come vi ho detto, il link sotto sul box informazione, chi acquista con il mio nome basta metterci un codice promozionale stellina 10 e avete uno sconto, ok? Ricordatevi sempre di nominare me. Bene. Detto questo, anche da Giuseppe potete visitare il sito dove troverete tutti i tipi di filati, sia cotone, lana, quello che volete, ok? Detto questo, adesso vi dirò cosa ci servirà. L'uncinetto intanto del 3,5, ok? E del 2,5. Questo è uno. Poi ci servirà della colla calda, ok? Poi, a parte la colla, ci servirà un nastro verde, ok? Poi ci servirà dell'ovatta, di una carta crespa verde, poi di una troncosino, una forbice, uno stecco, un ago con un segnapunti e un filo di stagno. Come vedete, questo è colorato, ho preso verde, ma potete avere qualsiasi tipo di filo di stagno, ok? Bene, detto questo, adesso possiamo iniziare il progetto. Okay, iniziamo subito con un piccolo cerchio magico, ok? Entriamo, prendiamo il filo e iniziamo a fare una catenella. Adesso facciamo, rientriamo, utilizziamo intanto l'uncinetto dei 2,5, ok? Rientriamo nel cerchio e facciamo una maglia bassa, 1, rientro nel cerchio 2, rientro nel cerchio 3, rientro nel cerchio 4, rientro nel cerchio 5. In totale abbiamo fatto 5 maglie basse, ok? Chiudiamo il cerchio, vado alla prima maglia che vedo, ok, entriamo e facciamo una maglia bassissima, ok, e ora prendiamo il segnapunti così non ci sbagliamo, ok. Iniziamo a fare una catenella, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. E qui è il nostro primo inizio e mettiamo il segnapunti. Sempre dove ho fatto la stessa maglia bassa, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. E noi abbiamo fatto due maglie basse nello stesso punto. Andiamo nella successiva e facciamo anche qui due maglie basse, uno. Rientro nello stesso punto 2, nella successiva 2 maglie basse di nuovo 1, rientro 2, ok? Nella successiva di nuovo 2 maglie basse 1 e 1 2, poi avanti nella successiva e vado a fare di nuovo 2 maglie basse 1 e rientro 2. In totale abbiamo 10 maglie basse, ok? Adesso vado qui, vedete? 2, 4, 6, 8, 10.
Adesso tolgo i segnapunti, vado qui alla prima maglia bassa. Ok. E vado a fare una maglia bassissima. E qua ci siamo. Adesso andiamo a fare di nuovo una catenella e dopo ho fatto catenella rientro e faccio una maglia bassa. E anche qui rimetto di nuovo il segnapunti. Adesso nella successiva faccio due maglie basse, una e rientro due. E ricominciamo nella successiva una maglia bassa, nella successiva due maglie basse, uno e rientro due. Ok? Di nuovo nella successiva una maglia bassa, nella successiva due maglie basse, uno e rientro due. Nella successiva una maglia bassa. Nella successiva due maglie basse, uno e rientro due. Nella successiva una maglia bassa e nell'ultima maglia bassa, vedete, entro e faccio due maglie basse, uno e uno, due. Così. Adesso togliamo i segnapunti e andiamo a chiudere il giro con la maglia bassissima. Ok. Adesso un attimo che taglio questo filo che è lungo, così. Ok. Adesso vado nella successiva, anzi scusate, entro e dove ho fatto la catenella, ok, entro nel stesso punto, entro e faccio una maglia bassa e iniziamo di nuovo il giro, una maglia bassa e mettiamo i segnapunti, ok? Vado nella maglia bassa successiva, faccio una maglia bassa. Adesso nella successiva facciamo un aumento di due maglie basse, uno e rientro due. Ok? Adesso nella successiva una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa, nella successiva facciamo un aumento di due maglie basse, uno e rientro due. Ok? Di nuovo nella successiva una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa. Nella successiva che facciamo l'aumento 1 e 1 2. Vedete? Di nuovo nella successiva una maglia bassa. Nella successiva una maglia bassa, nella successiva due maglie basse, 1 e 1 2. Finiamo il giro di nuovo con nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa. E nell'ultimo giro, vedete qui, nell'ultima maglia bassa facciamo l'aumento 1 e 1, 2. Chiudiamo il giro. Alla prima maglia bassa entriamo e facciamo una maglia bassissima. Perfetto. Adesso andiamo a fare di nuovo una catenella, rientro e faccio la maglia bassa. Ok? E mettiamo i segnapunti. Adesso abbiamo fatto già una maglia bassa, vado nella successiva, faccio una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa e abbiamo lavorato 3 maglie basse. Adesso nella successiva facciamo un aumento, una maglia bassa, rientro e faccio la seconda maglia bassa. Di nuovo nella successiva maglia bassa, cominciamo nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa, abbiamo lavorato 3 maglie basse. Adesso nella successiva facciamo un aumento di 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Ricominciamo successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, abbiamo lavorato 3 maglie basse. Nella successiva facciamo un aumento di 2 maglie basse, 1 e 1 2. Ricominciamo, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa e nella successiva facciamo un aumento di 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Di nuovo, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, abbiamo lavorato 3 maglie basse e nell'ultima maglia bassa facciamo un aumento 1 e 1 2.
Chiudiamo il giro, come sempre, lavorando una maglia bassissima. Ok? Adesso andiamo a fare di nuovo. Facciamo una catenella, rientro dove ho fatto la catenella e faccio una maglia bassa. E anche qui vado a mettere il segnapunti. Ok? Adesso già abbiamo lavorato una maglia bassa, ok? Andiamo nella successiva, lavoriamo una maglia bassa. Nella successiva una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa. Adesso abbiamo lavorato 4 maglie basse, ok? Nella successiva lavoriamo 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Abbiamo fatto l'aumento, ok? Ricominciamo. Nella successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa. Abbiamo lavorato 4 maglie basse. Nella successiva c'è un aumento di 2 maglie basse, 1 e 1, 2. Ok? Di nuovo, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa. E nella successiva facciamo l'aumento di 2 maglie basse, 1 e 1, 2. Di nuovo, successiva maglia bassa 1, successiva maglia bassa 2, successiva maglia bassa 3, successiva maglia bassa 4. Vedete, abbiamo lavorato 4 maglie basse. Nella successiva facciamo un aumento di 2 maglie basse 1 e rientro 2. L'ultimo giro, di nuovo, successiva maglia bassa 1, successiva maglia bassa 2, successiva maglia bassa 3, successiva maglia bassa 4 e nell'ultima maglia bassa vado a fare l'aumento di 2, 1 e 1, 2, 2 maglie basse. Chiudiamo il giro come sempre con una maglia bassissima. Ok? E abbiamo finito di fare l'aumento. Adesso lavoriamo una catenella. E dove ho fatto la catenella entro faccio una maglia bassa e anche qui vado a mettere il segnapunti, ok? Adesso andiamo a lavorare tutte le 30 maglie basse, per cui ogni maglia bassa sottostante lavoro la maglia bassa 1, successiva maglia bassa, 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 successiva maglia bassa. Vado a lavorare tutto il giro a maglie basse, ok? Ho lavorato tutto il giro di maglie basse. Sono qui dove c'è il segnapunti e di nuovo vado a fare come sempre il mio, scusate, la chiusura di una maglia bassissima, ok? Adesso di nuovo una catenella. Dopo fatto la catenella rientro facciamo maglia bassa, maglia bassa successiva, di nuovo facciamo il secondo giro di maglie basse. Ogni maglia bassa sottostante lavoro, vedete, tutte le maglie basse. Queste ne abbiamo già il secondo giro di maglie basse che stiamo lavorando, ok? Vedete? Ogni sottostante maglia bassa lavora la maglia bassa. Ogni maglia bassa sottostante si lavora la maglia bassa. Vedete come sto facendo io? Così. Tutte le maglie basse. Finiamo tutto il giro di maglie basse. Così. Vedete? Faccio tutto il giro di maglie basse. Questo è il secondo giro che stiamo lavorando di maglie basse, ok? Vado qui dove c'è la maglia bassa, entro e faccio una maglia bassissima, ok? Adesso andiamo a fare di nuovo il terzo giro di maglie basse, una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Di
Vado nel successivo, lavoro di nuovo tutte le maglie basse. Questo è il terzo giro di maglie basse. Adesso lavoriamo così, dopo vi dirò quanti giri faccio io di maglie basse giri, ok? Sempre lavorando tutte le 30 maglie basse. Adesso questo è il terzo giro, poi andrò a fare il quarto, il quinto, vediamo quanto ne faccio, ok? Dopo ve lo dirò. In totale ho fatto due, l'abbiamo fatto insieme più altri tre giri, totale 5 giri senza fare l'aumento. Vedete? All'inizio abbiamo fatto 5 maglie basse, poi 10, poi abbiamo lavorato una maglia bassa e due e l'aumento, poi abbiamo fatto due maglie basse e l'aumento, poi tre maglie basse e l'aumento, quattro maglie basse e l'aumento, poi abbiamo fatto senza più l'aumento, per cui 1, 2, 3, 4, 5 giri senza aumentare, ok? Così. Adesso iniziamo a diminuire il lavoro, ok? Prendete il segnapunti, state attenti, ok? Adesso facciamo una catenella, entro dove ho fatto la catenella e faccio una maglia bassa, ok? E qua mettiamo il segnapunti. Ok. Adesso con questo abbiamo già lavorato una maglia bassa. Vado nella successiva, lavoro una maglia bassa. Nella successiva una maglia bassa, in totale abbiamo lavorato già 3 maglie basse. Nella successiva maglia bassa abbiamo lavorato 4 maglie basse. Adesso andiamo a fare e togliamo una maglia. Entro nella maglia bassa successiva, prendo il filo. Vado nella maglia bassa successiva, prendo il filo e così abbiamo 3 file sull'uncinetto e chiudo tutti e 3 i punti e abbiamo tolto un punto, ok? Adesso lavoriamo 4 maglie basse di nuovo. 1 nella successiva 2, nella successiva 3, nella successiva 4. Abbiamo lavorato 4 maglie basse, ok? Adesso di nuovo togliamo un punto. Nella successiva entro e prendo il filo, nella successiva entro e prendo il filo, chiudo tutti e 3 i punti, ok? Abbiamo tolto un altro punto. Di nuovo nella successiva lavoriamo ora 4 maglie basse, 1, successiva 2, successiva 3, successiva 4, ok? Adesso andiamo a togliere un punto, entro nella successiva prendo il filo, nella successiva entro e prendo il filo, chiudo tutti e 3 i punti, ok? Di nuovo adesso 4 maglie basse, successiva 1, successiva 2, successiva 3 e successiva 4. Abbiamo lavorato 4 maglie basse. Adesso andiamo a togliere un punto. Successiva prendo il filo, successiva prendo il filo, chiudo tutti e 3 i punti, ok? Adesso di nuovo nella successiva lavoro 4 maglie basse, 1, successiva 2, successiva 3, successiva 4. Adesso nell'ultimo giro vedete rimangono 2 punti, entro, prendo il filo. Vado nella successiva, entro, prendo il filo, chiudo tutti e 3 i punti, ok? Vado dopo c'è il segnapunti, che è l'inizio del lavoro, entro e faccio una maglia bassissima, ok? Adesso facciamo un giro senza togliere nulla, per cui lavoro quello che vedo, ok? Per cui prendo il filo, faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa e qui metto di nuovo il segnapunti. Adesso vado a lavorare tutte le maglie, per cui vado nella successiva con la maglia bassa, nella successiva maglia bassa, 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 vedete? Successiva maglia bassa e così via per tutto il giro. Andiamo a lavorare tutto il giro così. Ok, ho lavorato tutto il giro delle maglie basse. Adesso arrivo qui dove c'è il segnapunti, entro e faccio una maglia bassissima. Stringiamo bene. Ok, in totale vi trovate qui 25 maglie basse. Ok. Adesso di nuovo iniziamo a togliere di nuovo i punti, per cui di nuovo facciamo una catenella,
devo fare a catenella, rientro, faccio una maglia bassa, ok? Prendo il segnapunti come sempre e vado a mettere qui. Adesso già ho lavorato una maglia bassa, ok? Vado nella successiva e lavoro la seconda maglia bassa. Nella successiva la terza maglia bassa. Abbiamo lavorato 3 maglie basse, ok? Adesso andiamo a togliere i punti come prima. Vado nella successiva, entro, prendo il filo. Vado nella successiva, entro e prendo il filo. Chiudo tutti e 3 i punti. Adesso ricominciamo, lavoriamo 3 maglie basse, 1, successiva 2, successiva 3, ok? Adesso togliamo 2 punti, successiva prendo il filo, successiva prendo il filo, ok? Chiudo tutti e 3 i punti. Di nuovo, successiva lavoro 3 maglie basse, 1, successiva 2, successiva 3. Abbiamo lavorato di nuovo 3 maglie basse. Adesso vado a lavorare togliendo un punto. Per cui vado nella successiva, prendo il filo. Successiva, prendo il filo. Chiudo tutti e 3 i punti. Di nuovo adesso 3 maglie basse. 1, successiva 2, successiva 3. Ok? Adesso andiamo a togliere di nuovo un punto. Entro nella successiva e prendo il filo. Successiva entro e prendo il filo. Chiudo tutti e 3 i punti. Adesso lavoriamo 3 maglie basse. 1, successiva 2, successiva 3. Ok? Siamo alla fine, ci sono gli ultimi 2 punti. Andiamo a togliere questi punti. Entro, successiva prendo il filo, entro nell'ultimo punto, prendo il filo, chiudo tutti e 3 i punti, ok? Togliamo il segnapunti, vado alla prima maglia, entro e faccio la maglia bassissima, ok? Adesso facciamo di nuovo tutto il giro senza togliere un punto, per cui lavoro tutte le maglie basse con una catenella. Entro e faccio una maglia bassa. Anche qui vado a rimettere il segnapunti. Ok? Adesso andiamo a lavorare tutte le maglie basse. Non so se lo vedete. Vedete? Tutte le maglie basse come si presentano. In totale ne dovete trovare 20 maglie basse. Ok, vado a lavorare tutto il giro così, togliendo, lavorando tutte le maglie basse. Ok, ho lavorato tutto il giro le 20 maglie basse, vado nella prima, entro e faccio una maglia bassissima, ok? Adesso, vedete, qui incomincia. Chi vuole può già mettere l'ovatta, inizia a mettere l'ovatta, ma io lo metto nel giro successivo, vedete? Qua chi vuole già può mettere l'ovatta, ma io sinceramente la metto dopo. Perché così mi viene più comodo lavorarlo. Ok? Adesso facciamo una catenella e rientro e faccio una maglia bassa. Ok? E uno. Metto come sempre il segnapunti che è molto importante. Ok. Adesso se prima ne lavoravamo 3 maglie basse, adesso ne lavoriamo 2. Una l'abbiamo già fatta. Ok? Vado nella successiva, lavoro una maglia bassa. Adesso andiamo a togliere un punto. Vado nella successiva, prendo il filo. Vado nella successiva, prendo il filo e chiudo tutti e 3 i punti. Ok? Vado nella successiva, lavoro una maglia bassa. Nella successiva, lavoro una maglia bassa. Abbiamo lavorato 2 maglie basse. Nella successiva, tolgo un punto. 1, successiva, prendo il filo, tolgo il secondo. Vedete? Chiudo tutti e 3 i punti. Adesso, successiva maglia bassa. Aspettate che cerco di farvelo vedere bene. Maglia bassa. Successiva
successiva maglia bassa, 2 maglie basse. Adesso vado a togliere un punto, 1, prendo il filo, successivo prendo il filo, chiudo tutti e tre i punti. Ok? Adesso di nuovo lavoro 2 maglie basse. Sto cercando di farvelo vedere bene. 2 maglie basse, 1 e successivo 2. Ok? Io lo metto così, almeno così vi vedete bene. Adesso vado a togliere 2 punti, successivo un punto, successivo un punto. Chiudo tutti e tre i punti. Ok? Nella successiva lavoro 2 maglie basse, 1, nella successiva maglia bassa, 2. Siamo alla fine del giro, vedete, ci ritroviamo sempre 2 punti e qui andiamo a togliere il punto. Vedete, io lo metto così in modo tale che mi viene comodo, vedete? Vado nella successiva, prendo il filo, vado nella successiva, prendo il filo, chiudo tutti e tre i punti. Vado qui, dove c'è l'inizio del mio lavoro, entro. E faccio qui una maglia bassissima, stringendo bene, vedete? Adesso ve lo faccio vedere. E abbiamo chiuso, abbiamo adesso in totale 15 maglie basse, vedete? Adesso andiamo a fare il giro quello senza togliere nulla, lavorare tutte le 15 maglie basse. Ok? Per cui io lo metto così in modo tale così me lo vedete. Faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Anche qui metto il segnapunti. Lo metto perché adesso iniziamo ancora a diminuire dopo, eh? Non questo giro, però così almeno vediamo dove siamo arrivati. Adesso vado a lavorare tutte le 15 maglie basse. Per cui vado nel successivo, lavoro una maglia bassa. Successiva maglia bassa. Successiva maglia bassa, vedete come li metto io? Successiva maglia bassa, lo sposto adesso, vedete? Sposto bene così, così posso lavorare meglio, capito? Poi vado nella successiva, oddio. Ok. Successiva lavoro maglia bassa. Successiva maglia bassa, successiva maglia bassa. Vedete? Ok, vedete? Successiva maglia bassa. Mi viene male perché devo farvelo vedere a voi. Successiva maglia bassa, successiva maglia bassa. Ok, sono qui alla fine del giro, vedete? Successiva maglia bassa. Successiva maglia bassa. E sono arrivata qui, vedete? Successiva maglia bassa. Adesso dobbiamo avere in totale 15 maglie basse. Andiamo a contarli se sono giusti. Vedete? Abbiamo fatto allora 2, 4, 6, 8, 10, vedete? 12, 14, sono arrivate all'ultima maglia bassa. Vedete? Qui c'è l'ultima maglia bassa. Maglia bassa. Adesso vado qui dove c'è il segnapunti, entro e faccio una maglia bassa, bassissima. Adesso qua metto il segnapunti dove c'è, perché adesso dobbiamo riempire il nostro lavoro. Ok, prendiamo l'ovatta adesso e piano piano la mettiamo dentro, vedete? Piano piano cercate di andiamo a riempire qui le
allargatela bene l'ovatta, perché non va, perché a volte qualcuno mette l'ovatta già com'è chiusa, invece l'ovatta va aperta, perché poi si assesta. Adesso io lo faccio così, vedete? Vedete? Tengo il filo da una parte e piano piano vado, vedete, a riempire così. Riempitelo bene, ben. Mano a mano che vado, adesso io lo vado a riempire e poi ci ritroviamo qui. L'ho riempito, vedete, che bene. Adesso continuiamo di nuovo il nostro lavoro. Adesso piano a mano si stringe di più. Ok, mettiamo come sempre. Adesso io cerco di farvi vedere bene il lavoro. Ma allora, una catenella, e dove ho fatto la catenella rientro. Adesso spero di farlo vedere bene. Rientro e faccio una maglia bassa. Ok? Anche qui di nuovo metto il segnapunti. Ok. Perfetto. Adesso abbiamo fatto una maglia bassa e iniziamo a diminuire ancora di nuovo. Ok? Vado nella successiva, prendo il filo. Nella successiva di nuovo prendo il filo e chiudo tutti e tre i punti. Ok? Adesso nella successiva faccio una maglia bassa. Nella successiva facciamo di nuovo diminuiamo un punto. Prendo il filo, nella successiva prendo il filo e chiudo tutti e tre i punti. Ok? Nella successiva lavoro, state attenti a non prendere l'ovatta, una maglia bassa. Ok? Nella successiva prendiamo, togliamo un punto. 1. Nella successiva 2. E chiudiamo tutti e tre i punti. Ok? Di nuovo, nella successiva entriamo e lavoriamo un punto. Di nuovo, nella successiva prendiamo il punto, nella successiva prendiamo il punto e chiudiamo tutti e tre i punti. Ok? Nella successiva prendiamo un punto e lo lavoriamo. Ok? Siamo, vedete, nell'ultimo giro. E andiamo a togliere anche qua il nostro punto. Prendiamo il filo 1, nella successiva che è l'ultimo punto 2 e chiudiamo tutti e tre i punti. Ok? Vedete come viene? Adesso togliamo il segnapunti e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Così. Perfetto. Adesso, come sempre, lavoriamo tutto il giro nelle maglie basse senza togliere nulla. Ok? Entro e faccio una maglia bassa. Anche qui metto il segnapunti perché è molto importante, ok? Ok? E adesso vado a lavorare tutte le maglie basse. Con calma, prendo il filo, vado nella successiva, lavoro una maglia bassa, nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa, vedete? Nella successiva maglia bassa. Nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa, e nell'ultima maglia, vedete qui, l'ultima, faccio una maglia bassa.
qui dove c'è segni appunti, di nuovo faccio una maglia bassissima. Ok, perfetto. Maglia bassissima. Adesso tiro di nuovo il filo, metto il segnapunti e vado a riempire ancora l'ovatta. Ok, vedete, con l'uncinetto allargo un attimo un pochino e vado a mettere ancora un altro po' di ovatta qua dentro, perché deve venire appuntito la cosa. Ok, vado a riempire bene, vedete, basta, lo mettete così, poi piano piano, vedete, va a mettere dentro. Vado a mettere dentro e poi ci ritroviamo qui. Ok, l'ho riempito. Adesso tolgo il segnapunti che non ci serve, ok, vado a chiudere il lavoro. Ok. Prendiamo adesso l'ago, diamo il filo. Adesso andiamo a entriamo da una parte all'altra, così, uno, due, usciamo così per ricordarci dove siamo. 3, 4, vedete? Così, piano piano, perché poi lo stringiamo dopo, eh? Così, adesso siamo qui all'ultimo, ok? Perfetto, adesso possiamo stringere. Vedete? Deve venire appuntita. Adesso vado a cucire bene. Vado a nascondere il filato. Così. E taglio. Mettete bene. Vedete? L'abbiamo realizzato. Adesso andiamo a fare la parte sotto con il verde. Ok, adesso prendiamo il filo verde, solo uno, ok, con l'uncinetto sempre del 2,5, e facciamo un cerchio magico. Ok, entriamo e facciamo subito una catenella. Adesso facciamo 5 maglie basse, entro nel cerchio, facciamo una maglia bassa. Entro nel cerchio, faccio la seconda, entro nel cerchio, terza maglia bassa, entro nel cerchio, quarta maglia bassa, entro nel cerchio, quinta maglia bassa. In totale abbiamo lavorato 5 maglie basse. Chiudiamo il nostro cerchio. Ok? Adesso andiamo a fare nella prima maglia bassa, entro. Ok, stiamo attendo a questo, entro e faccio una maglia bassissima. Ok, adesso andiamo a lavorare di nuovo sempre queste 5 maglie basse. Utilizziamo il segnapunti, che è molto importante. Ok, adesso faccio una catenella, dove ho fatto la catenella, rientro e faccio una maglia bassa e qui mettiamo il segnapunti. Ok,
Adesso vado a lavorare la seconda maglia bassa, nella successiva la terza maglia bassa, nella successiva la quarta maglia bassa. Vedete? Abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4 e nella successiva la quinta maglia bassa. Abbiamo lavorato le 5 maglie basse. Adesso dove c'è il segnapunti, io tolgo il segnapunti e vado a lavorare con una maglia bassissima dove c'è la prima maglia bassa. Ok, entro e faccio una maglia bassissima. Ok, adesso cosa facciamo? Tiriamo fuori il filo, cerchiamo di girare un attimo il lavoro perché fate fatica se no a lavorare. Ok. Adesso io piano piano lo giro, metto nella parte dentro, così, in modo tale che così posso lavorare bene. Vedete? Abbiamo girato la parte dentro il lavoro. Adesso di nuovo. Ok, adesso di nuovo facciamo una catenella. Dove ho fatto la catenella entro, faccio una maglia bassa. Ok, dove ho fatto la maglia bassa, rientro nello stesso punto, faccio un'altra maglia bassa e siamo a due. Ok, due maglie basse. Vado nella maglia bassa successiva, faccio due maglie basse, una. Rientro 2 nella maglia bassa successiva, entro e faccio una maglia bassa, rientro 2 nella maglia bassa successiva, entro, faccio una maglia bassa, rientro 2. Ok, nella maglia bassa successiva, entro, faccio maglia bassa, rientro 2. In totale dobbiamo trovarci con 10 maglie basse. Ok, adesso andiamo a contare, sono 2, allora 2, 4, 6, 8 e 10, vedete? Adesso questo filo qui che abbiamo qui, che è l'inizio, cosa facciamo? Prendiamo un attimo un ago, così ci viene bene il lavoro. Prendiamo un attimo l'ago e lo facciamo passare alla parte dentro, vedete? Questo qui, l'inizio, lo passiamo dentro. Così non ci dà fastidio il lavoro. Perfetto. Allora, abbiamo fatto, ricordiamo, il cerchio magico e abbiamo lavorato 5 maglie basse. Poi abbiamo fatto di nuovo il giro successivo con 5 maglie basse di nuovo. E adesso invece nel terzo giro abbiamo fatto l'aumento, totale 10 maglie basse. Adesso vado qui alla prima maglia bassa. Ok? Entro. E faccio una maglia bassissima. Ok, adesso di nuovo una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. E qui abbiamo fatto una maglia bassa, mettiamo come sempre segnapunti. Adesso andiamo nella maglia bassa successiva, facciamo due maglie basse nello stesso punto, una, rientro 2. E abbiamo fatto l'aumento. Nella maglia bassa successiva facciamo una maglia bassa. Nella maglia bassa successiva facciamo due maglie basse, una e rientro 2. Ok? Nella maglia bassa successiva entro e faccio una maglia bassa. Nella successiva faccio due maglie basse, una e 1 2. Nella successiva una maglia bassa. Nella successiva due maglie basse, una e 1 2. Nella successiva una maglia bassa, nell'ultima maglia bassa facciamo due maglie basse, 1 e 1 2. Vedete? In totale dobbiamo trovarci 15 maglie basse. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15, vedete? Adesso andiamo a chiudere
con la maglia bassissima. Bassissima qui, togliamo i segnapunti e facciamo la maglia bassissima. Ok, adesso di nuovo facciamo un altro allargo il segnapunto, allora una catenella, rientro allo stesso punto e faccio la maglia bassa. Anche qui di nuovo mettiamo il segnapunti. Ok, adesso abbiamo già lavorato una maglia bassa. Ok, vado nella successiva, lavoro una maglia bassa. Abbiamo lavorato totale due maglie basse. Adesso nella successiva le fa l'aumento, una maglia bassa, rientro un'altra maglia bassa, totale due. Ricominciamo nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa. Adesso nella successiva facciamo l'aumento, una maglia bassa, rientro maglia bassa. Ok, di nuovo ricominciamo, maglia bassa, successiva maglia bassa, nella successiva facciamo due maglie basse, una e rientro due. Ok, di nuovo successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, e nella successiva l'aumento, due maglie basse, una e rientro due. Ok, di nuovo successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, e nella successiva, che è l'ultima, vedete, facciamo l'aumento, uno e rientro due. In totale ci ritroviamo con, vedete, 20 maglie basse. Tolgo i segnapunti, entro e faccio una maglia bassissima. Basta più l'aumento, adesso non facciamo più aumenti. Ok, andiamo a lavorare tutte le 20 maglie basse. Una catenella, rientro, faccio una maglia bassa. Ok, adesso vado a lavorare tutte le maglie basse come si presentano, per cui vado nella successiva, lavoro maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, e lavoro tutte così, vedete, tutte le maglie basse. Lo sto facendo vedere, tutte le maglie basse così. Maglia bassa su maglia bassa. Sono quasi alla fine del giro, vedete, una e un'ultima maglia bassa. Adesso vado qui dove c'è la maglia bassa iniziale, faccio una maglia bassissima e questo è il nostro lavoro. Ok, adesso andiamo e facciamo diversamente il lavoro. Facciamo una catenella, dove ho fatto catenella entro, faccio una maglia bassa. Ok, nella successiva entro, faccio una maglia bassa, rientro e faccio la seconda maglia bassa. Abbiamo fatto un aumento. Nella successiva faccio una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa. In totale con l'aumento ci troviamo 5 maglie basse. Abbiamo iniziato, fatto maglia bassa, nella successiva abbiamo fatto due maglie basse e poi abbiamo lavorato due maglie basse, totale 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Adesso una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo a lavorare le 5 maglie basse. Poi entro nella prima, faccio maglia bassa, nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa, nella successiva maglia bassa. In totale abbiamo lavorato le 5 maglie basse. Ok? Adesso una catenella e giro il lavoro. Adesso andiamo a fare l'aumento. In totale ci dobbiamo ritrovare 8 maglie basse. Vado nella prima maglia bassa, entro e faccio una maglia bassa. Sempre dove ho fatto la maglia bassa, nella prima entro e faccio la seconda maglia bassa. E nella prima maglia bassa abbiamo fatto l'aumento, praticamente di due. Adesso nella successiva lavoro solo una maglia bassa. Nella successiva lavoro due maglie basse, uno e rientro due. Nella successiva lavoro solo una maglia bassa. Invece nell'ultima maglia bassa, come vedete, due maglie basse, uno e uno, due. Vedete?
In totale abbiamo 8 maglie basse. Adesso, avendo lavorato 8 maglie basse, andiamo, giriamo il lavoro, facciamo una catenella e giriamo il lavoro. E lavoriamo tutte le 8 maglie basse, per cui entro nella prima lavoro maglia bassa, nella successiva 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 maglia bassa e nell'ultima maglia bassa. In totale ci ritroviamo sempre 8 maglie basse, ok? 2, 4, 6, 8. Adesso di nuovo una catenella, giro il lavoro e lavoro di nuovo 8 maglie basse, tutte le 8 maglie basse, nella prima maglia bassa, successiva 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 maglia bassa e nell'ultima maglia bassa e ci ritroviamo di nuovo 8 maglie basse sempre, vedete? Di nuovo, ricordate che quello che state facendo qui, descrivervelo perché così avete per dopo, per andare avanti, la stessa procedura dovete utilizzare, ok? Per cui adesso andiamo e facciamo una catenella e giriamo il lavoro. E di nuovo vado a lavorare le 8 maglie basse. 1, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8. Praticamente in totale abbiamo fatto, a parte l'aumento, 3 giri di lavorare lo stesso modo di 8 maglie basse. Ok? Adesso, non contando naturalmente dove c'è l'aumento, perché se contate anche dove c'è l'aumento, allora sono 4 giri di 8 maglie basse. Ok? Dove c'è l'aumento. Adesso iniziamo a diminuire il lavoro. Per cui faccio una catenella. Dopo ho fatto la catenella, vedete, qua l'ho usato questa maglia, la prima, ok? Vado nella successiva, lavoro a maglia bassa 1, poi lavoro tutte le maglie basse, per cui total ci ritroviamo ora 7 maglie basse, per cui 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6 e successiva che è l'ultima 7. Ci ritroviamo con 7 maglie basse. Di nuovo adesso una catenella e giro il lavoro e di nuovo salto dove ho fatto la catenella, vado nella successiva, lavoro nella maglia bassa 1, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5 e successiva 6. Ci ritroviamo con 6 maglie basse, vedete? Adesso di nuovo una catenella e giro il lavoro. Salto sempre la prima, vado nella successiva, faccio la maglia bassa 1, successiva 2, successiva 3, successiva 4 e successiva 5. Vedete? Man mano stiamo diminuendo il lavoro. Di nuovo una catenella e giro il lavoro. Di nuovo salto la prima, vado nella successiva, faccio una maglia bassa, 2, successiva 3. E successiva 4, abbiamo lavorato 4 maglie basse, una catenella e giro il lavoro. Saltiamo la prima, andiamo alla successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, e ci ritroviamo con 3 maglie basse, una catenella e giro il lavoro. Salto la prima, vado nella successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, ok? Una catenella e adesso andiamo nella prima maglia bassa, qui dove abbiamo fatto catenella, entro e prendo il filo, nell'ultima maglia bassa entro e prendo il filo, abbiamo 3 punti, chiudo tutti e 3 i punti, ok? Faccio una catenella e giro il lavoro. Dopo ho fatto una maglia bassa entro e faccio una maglia così bassissima e taglio il filo e abbiamo praticamente lavorato il nostro, vedete? Così. Adesso andiamo avanti. Adesso
Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua, lo andiamo a rifare di qua. Praticamente saltiamo una maglia, ne ho detto una, andiamo nella successiva, entriamo e facciamo la stessa cosa di prima, l'inizio. Prendiamo una catenella, entriamo, saltate una maglia, ricordatevelo, entriamo e facciamo di nuovo una maglia bassa nella prima maglia bassa. Uno. Nella successiva lavoriamo 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Nella successiva lavoriamo una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa. Ci ritroviamo di nuovo 5 maglie basse, vedete? 2, 4, 5. Adesso una catenella e giro il lavoro. Dopo fatta la maglia bassa, entro e faccio la maglia bassa, 1, nella successiva 2. Successiva 3, successiva 4 e successiva 5. Ok, vedete, dando questo lo potete già tagliare questo filo. Adesso di nuovo dobbiamo fare l'aumento, però non ve lo faccio vedere di nuovo tutto, lo dovete poi seguire come abbiamo fatto prima, ok? Vi faccio vedere l'aumento. Una catenella e giro il lavoro. Dopo fatto la catenella rientro e faccio 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Nella successiva una maglia bassa. Nella successiva invece 2 maglie basse, 1, rientro 2. Nella successiva maglia bassa. E nell'ultima maglia bassa faccio 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Vedete? Aspettate che ho preso solo una parte della catenella, ho sbagliato, tutte e due. Allora rientro una maglia bassa, rientro la seconda maglia bassa. In totale ci ritroviamo 8 maglie basse. Adesso una catenella e lavorate adesso 3 giri di maglie basse di 8 maglie basse, primo, secondo, terzo giro e poi iniziate a diminuire, ok? Lavorate sempre così. Poi, aver finito il secondo petolino, saltate sempre una maglia e lavorate di nuovo una prima maglia bassa, nella seconda fate un aumento di 2 maglie basse. La terza una maglia bassa, la quarta una maglia bassa e poi lavorate un totale di 5 maglie basse. Poi fate poi l'aumento di 8 maglie basse e così via. Di nuovo saltate una maglia e lavorate le altre maglie, ok? In totale devono venire 4 petali. Ok? Andiamo a finire così. Ok, io l'ho finito, vedete? Ho lasciato questo e poi alla fine li sistemiamo. Vedete com'è bello? Adesso andiamo avanti. Ok, adesso andiamo a fare le foglioline. Praticamente mettiamo adesso il verde in due, ok? Perché ci serve bello. Se avete poi un filato più grosso va bene. E utilizziamo l'uncinetto del 3,5, ok? Iniziamo con 11 catenelle. Andiamo a fare 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 11, ok? Adesso facciamo, saltiamo la prima catenella, andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa, ok? Nella catenella successiva entriamo e facciamo una mezza maglia alta. Nella catenella successiva facciamo una maglia alta, ok? Adesso dobbiamo lavorare una doppia maglia alta, per cui prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva e faccio una doppia maglia alta. Esco la 2, esco la 2, esco la 2. Ok? Adesso sempre 2 volte il filo sull'uncinetto, dopo ho fatto la doppia maglia alta, rientro nello stesso punto e faccio una doppia maglia alta. Ok? Adesso, sempre 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva e faccio una doppia maglietta. Adesso, 2 volte sempre il filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva e faccio una doppia maglietta. Sempre nello stesso punto vado a fare di nuovo la doppia maglietta. Totale 2 doppie magliette nello stesso punto.
Di nuovo, due volte filo su uncinetto, vado nella catenella successiva e faccio una doppia maglietta di nuovo. Dopo, maglietta, e praticamente abbiamo fatto, allora, dall'inizio vi ripeto, abbiamo fatto una maglia bassa, catenella successiva una mezza maglietta, catenella successiva una maglietta. Nella catenella successiva abbiamo fatto due doppie magliette nello stesso punto. Nella catenella successiva abbiamo fatto una doppia maglietta. Nella catenella successiva abbiamo fatto due doppie magliette. Nella catenella successiva abbiamo fatto una doppia maglietta. Adesso nella catenella successiva facciamo una maglietta. Nella catenella successiva facciamo una mezza maglietta. E nell'ultima catenella facciamo una maglia bassa. Ok, adesso facciamo una catenella e dove abbiamo fatto la maglietta rientriamo nello stesso punto, facciamo una maglia bassa. Ok, adesso prendiamo il filo, andiamo nella catenella successiva e facciamo direttamente una mezza maglietta. Nella catenella successiva entriamo e facciamo una maglietta. Ok, adesso nella catenella successiva facciamo una doppia maglietta. Nella catenella successiva andiamo a fare due doppie magliette. Uno. E nello stesso punto rientriamo e facciamo una doppia maglietta. Ne abbiamo fatto due. Ok? Adesso nella catenella successiva facciamo una doppia maglietta. Aspettate un attimo che tolgo questo. Allora abbiamo detto, abbiamo fatto due doppie magliette nello stesso punto. Adesso nella catenella successiva entriamo e facciamo una doppia maglietta. Ok? Nella catenella successiva andiamo a fare due doppie magliette. Uno e rientro due. Adesso ve lo dico di nuovo. Allora, abbiamo praticamente nell'ultima catenella abbiamo fatto una maglia bassa, poi una catenella nello stesso punto abbiamo rifatto la maglia bassa. Poi nella catenella successiva abbiamo fatto una mezza maglietta, poi una maglietta, poi abbiamo fatto una doppia maglietta nella successiva. Nella successiva abbiamo fatto due doppie magliette nello stesso punto, poi nella successiva una doppia maglietta, nella successiva una doppia maglietta, due doppie magliette. Adesso finiamo con la maglia successiva una maglietta. Nella successiva facciamo una mezza maglietta. Ok? Nella successiva facciamo una maglia bassa. E qui all'inizio facciamo una maglia bassissima e fino a qui ci siamo. Vedete? Adesso taglio un attimo questo. Ok, adesso andiamo a prendere il filo di stagno. Prendiamo il filo di stagno, vedete? Ok, adesso alziamo e lo passiamo direttamente qua dentro. Ok, così. Prendiamo il filo e tiriamo. Adesso facciamo una catenella, ok? E dopo fatta la catenella rientro e faccio una maglia bassa. Ok. Adesso camminiamo con tutte le maglie sottostanti e camminiamo con maglie basse. Vado nella catenella maglia bassa. Scusate, nella maglietta successiva faccio una maglia bassa prendendo anche il filo di stagno, ok? Vado nella maglia successiva faccio una maglia bassa. Nella successiva faccio una maglia bassa. Ok? Nella successiva faccio una maglia bassa. Nella successiva faccio una maglia bassa. Successiva maglia bassa. Successiva maglia bassa. Ok. Nella successiva faccio una maglia bassa. Successiva maglia bassa. Successiva
successiva maglia bassa, ok, vedete? Adesso vado qui nella successiva, entro, cerco di entrare bene, entro, faccio una maglia bassa, ok, vado qui nella successiva, faccio una maglia bassa. E siamo qui praticamente, vedete, a filo. Adesso qui andiamo a fare, scusate, lo sistemo un po', vado a fare 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto la prima, vado nella successiva, faccio una maglia bassissima. Nella successiva faccio una maglia bassissima. E nell'ultima qui, nella successiva catenella, vedete, nell'ultima faccio anche qui una maglia bassissima. Ok? Adesso vado a continuare con la maglia basse. Vado nella successiva, entro e faccio una maglia bassa. Stringiamo bene il lavoro. Successiva maglia bassa. Successiva maglia bassa. Vedete? Successiva maglia bassa. Successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa. Sto facendo vedere tutto il giro, vedete come viene? Di nuovo, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa. Successiva maglia bassa, ok, adesso qui siamo nell'ultimo, vedete, entro qui, faccio anche qui successiva maglia bassa, ok, e poi per chiudere passo qui, tengo tutte e due, vedete, passo direttamente qui nella prima catenella, entro e faccio una maglia bassissima e chiudo con una catenella. Vado a tagliare il filo, ok, e qui abbiamo, adesso poi sistemate bene, abbiamo la nostra foglia, ok. Adesso vado a nascondere il filato e poi ci ritroviamo qui, ok. Adesso prendiamo la carta, ne ho tagliato un pezzettino, ok? Prendiamo la carta grespa e prendiamo la colla. Prendiamo, mettiamo un po' di colla qui, i lati, ok? E andiamo a attaccarci la carta. E poi a mano andiamo a decorare il nostro lavoro, vedete? Andiamo a decorarla bene, vedete? Andiamo a decorare tutto il nostro filo, vedete? Non proprio tutto, ma tanto un pochino si può anche lasciare. Dove arriva la carta, potete, vedete, così. Come viene? Mettiamo la carta perché così dà un po' di forza al petalo, ok? Vedete? Io quasi sono alla fine, ok? Perfetto. Adesso metto un po' di colla qui per chiudere la carta, così siamo sicuri che. Ok.
fino a qua ci siamo. Ok? Adesso prendo il tronchesino e togliamo la parte in più. Perfetto. Adesso prendiamo il nastro, ok, quello verde, e andiamo a fissarlo anche questo. Prendiamo di nuovo la colla, mettiamo un po' di colla qui, andiamo a fissare il nostro nastro. Fissatelo bene. Ok. Così. Dovete fissarlo bene. Così. Ogni tanto mettete un goccino di colla così almeno siete sicuri che non va via. Così. E andate a lavorarla ancora per dove arriva affilato, ok? Non serve che sia coperto tutto, anche un po' l'ho lasciato uguale. Vado a finire questo e poi ci ritroviamo qui. Ok, io sono riuscita a farlo fino a qui, poi se mi serve tanto posso continuare. Adesso dovete farne altri due uguali dall'inizio che abbiamo fatto nella nostra pentola. Per cui iniziate a fare le maglie, le catenelle, tutto il lavoro, poi mettete il filo di stagno. Poi, dopo aver messo il filo di stagno, fate tutte le maglie basse con le catenelle e poi, dopo aver finito, andate a mettere prima la carta grespa e poi il nastro. Ok? Dovete farne altri due di questi qua. Io adesso li vado a lavorare. Altri due, andate. In totale tre ne ho fatte. Adesso andiamo a riunire il bocciolo. Adesso prendiamo il stecchino, questo qui, io ho preso questo qui, stecchini sono circa di 4 mm lunghezza o qualsiasi, non c'è bisogno di, cioè se lo avete anche più piccolo va bene, ok? E prendiamo il nostro lavoro, ok? Faccio così in modo tale che si faccia la punta. Adesso cosa facciamo? Mettiamo un po' di colla qui, ok? Così andiamo a fissarlo, vedete qui all'inizio dove abbiamo iniziato a lavorare, qua è la chiusura e qua all'inizio entriamo e andiamo a cercare a fissarlo bene, teniamolo qualche secondino, mettiamo un altro po' di colla per sicurezza, così. E aspettiamo che si asciuga un pochino. Vedete? Perfetto. Adesso cosa facciamo? Prendiamo la parte base di sotto, ok? Così. Entriamo da questa parte così. Facciamo entrare. E mano a mano lo tiriamo verso su. Prima di entrarlo su, mettiamo un po' di colla, ok? In modo tale così lo possiamo fissare bene. Teniamolo così. Adesso mettiamo un po' di colla, lo teniamo così, ok? Mettiamo un po' di colla qui anche nella punta. Scusate, mi sono scottato un attimo, occhio, ascoltarvi anche voi. Poi mano a mano lo tengo e lo fisso. Tengo qualche minutino, così, e vado avanti anche sugli altri. Lo metto così, lo tengo bene, così, e
Metto un po' di colla all'angolo, qua alla punta. Poi con l'aiuto, vedete perché ho lasciato qua, così mi viene bene a fissarlo. Vedete? E vado avanti con gli altri. Tengo bene così. Metto un po' di colla e vado avanti. Tenete bene e andiamo a fissare l'ultimo. Vedete perché io l'ho tenuto il filo in più, perché così posso tirare. Tenete così e andiamo a fissare l'ultimo. Adesso taglio un pochino, non tanto, così, in tale che rimane, capito, questo bocciolino così. E questo l'abbiamo fatto. Adesso andiamo a coprire la nostra stecca, cioè facciamo, togliamo questo che non ci serve, prendiamo adesso il nastro, mettiamo bene qui, ok, mettiamo bene il nastro qui all'inizio, aspettiamo ora che si asciuga bene così non si gira. E mano a mano adesso lo andiamo a lavorarlo così. Così. Fatelo bene. Così. Ogni tanto lo fisso con un po' di colla, in modo tale che così mi rimane ben fermo. Così. Vado a lavorarlo un po', che dopo iniziamo a mettere i nostri petali. Adesso qui lo fisso di nuovo e inizio a mettere i nostri petali, ok? L'ho fissato un po', adesso vado a metterlo bene, lo abbasso un pochino perché deve essere così, non troppo lungo. Ok, e cosa faccio adesso? Questa è la misura, la lunghezza che voglio. Vado a andare a fissare tutte le due parti dei petali. Stringo bene, ok, lo giro così, vedete, uno, e lo riprendo. 2. Allora metto un po' di colla qui, così so che ormai l'ho fissato. Metto 1 e 2. E questo l'ho fissato 1. Ok? So se riuscite a vedere un po'. Ok. E questo l'abbiamo fissato. Adesso vado a fissarne un altro, ok? Questo lo metto così, perché poi potete poi girarlo come volete, eh? Lo fisso
Devo vedere la lunghezza un pochino. Ok, giro. Lo giro bene di nuovo. Non passo, vedete, dentro di qua, così posso fissare bene anche l'altro. Ok, vado a mettere anche qui un po' di colla. E adesso vado avanti. Così. Vado a nascondere tutto. Sì, ancora manca un altro, e devo metterne ancora un altro, però adesso voglio fissare bene questo prima. Ok, metto un po' di colla qui. E qua siamo al 2, vedete? Vado a mettere l'ultimo petalo. E lo metto qui. Lo fisso bene, lo passo dietro qui, così. E adesso posso fissare un po' di colla qui e vado a continuare il mio lavoro a scendere mano a mano tutto per coprire. Vedete? Così. Metto un po' di colla per fissare bene l'ultimo. Così almeno se metti caso mi scivola, so che ormai fino a lì non si apre. Vedete? Anche se poco il nastro che io ho tagliato, non vi preoccupate perché io lo vado ad aggiungere. Vedete? Adesso aspetto che si fissa qui. Adesso lo vado a continuare. Vedete, qui è l'ultima parte. Per cui cosa faccio adesso? Vi faccio vedere. Prendo la pinza, taglio fino a dov'è la parte che mi interessa. Uno, due. E la stessa cosa faccio con la stecca. Perfetto. Adesso cosa faccio? Vado a nascondere ancora questa parte qui, di questo filato. Così. Che non lascio nulla. E adesso prendo un altro po' di filato e lo vado a nascondere, ok? Finisco questa parte qui. Ok, l'ho ricoperto, vedete com'è bello? Abbiamo realizzato un boccione di rosa. Che bello! Io praticamente ne ho fatte anche altri, ve lo volevo far vedere. Ne ho fatte anche altri colori, con il rosso, vedete? Con il giallo, con l'arancio e con l'azzurro. Vedete com'è belli? Abbiamo fatto tipo un bouquet di rose. Vedete com'è bello? Bene, io cosa dire più? Spero che vi sia piaciuto questo progetto, visto che avevamo fatto le rose, volevo fare anche questi bocciole che è anche bello da far vedere e da realizzare, diciamo. Ok? Bene, detto questo, cosa dire di più? Ciao ciao, al prossimo tutorial, grazie!